Sono veramente affezionato alla Pinacoteca Zuste di Rancate, è un luogo magico in cui stanno delle persone che sono a me molto care, ci stanno e ce ne sono state alcune che non ci sono più. È un museo che cerca di fare una politica che se tutti i musei in giro per il mondo facessero vivremmo in un mondo migliore. Mariangela Agliati da tanti anni lavora controtendenza e controtendenza lavora Alessandra Brambilla e controtendenza lavorano molti collaboratori di questo museo, tra le quali c'è Silvia Valle, persone tutte a cui sono affettivamente molto legato, insieme con Jacopo Stoppa, con Marco Tanzi e con diversi dei ragazzi che hanno studiato con noi e abbiamo fatto più manifestazioni in questo luogo. Credo che Jacopo ed io siamo tra gli italiani quelli che più hanno fatto mostre a Rancate e si fanno lì perché l'atmosfera che Mariangela ha saputo creare è un'atmosfera per certi versi fuori dal tempo, con un senso della qualità che probabilmente le arriva dalle esperienze fatte con suo papà. Insomma, sono i legami che io avverto con questo mondo, sono dei legami che rimandano ad una personalità che ha molto segnato la mia formazione, cioè a Dante Isella, che ha insegnato al Politecnico di Zurigo e che è stato internato nel campo militare di Friburgo durante la Seconda Guerra Mondiale e che conosceva molto bene il padre di Mariangela. È quindi una Milano che guarda la mia naturalmente verso il Canton Ticino e verso la Svizzera e questo museo ha lavorato sempre, diciamo, con un'idea di servizio pubblico, con un'idea di una arricchimento indipendente dalle mode, anche le acquisizioni recenti che sono state fatte, il segmento del politico di Francesco De Tatti che stava nella chiesa parrocchiale per l'appunto di Rancate ne è un segnale. E poi a Rancate c'è uno dei quadri più belli del mondo, cioè il quadro San Pietro in carcere di Serodine, e poi a Rancate ha lavorato per alcuni anni Mario Mondo, che è stato l'amico di gioventù di quello che è uno dei miei più cari amici e che è uno dei migliori artisti italiani di oggi, che è Giovanni Frangi. Quindi le ragioni di affezione per questo luogo e per desiderare che questo luogo si sviluppi sono innumerevoli, dai campi di viti che sono lì vicino al Crotto Fossati, dove si mangia bene, dove andavano Gianfranco Contini e Dante Isella. Insomma, posso dire soltanto bene di questo luogo, dei suoi abitanti, di chi ci ha lavorato e anche del frigorifero dove ci sono dei succhi d'arancia non sempre scaduti.